Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso. Si è meritato il riposo. Ora tocca a me vivere! Eleanor Marx. Ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia. I bambini non devono lavorare! Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli? Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Festival di Venezia 2020, 8 registe in concorso, dovrebbe essere la normalità e invece ancora fa notizia. Secondo lei perché? Speriamo che non faccia più notizia a un certo punto. Cioè, speriamo si parli solo dei film e non del fatto, no, che un film l'ha fatto una donna o un uomo. Nel senso che io sono convinta che comunque noi siamo tutti molto diversi. Ho delle cose in comune con alcune registe donne, con registi uomini, ma non siamo tutti degli individui, abbiamo un modo diverso di vivere le nostre sensibilità. Io sicuramente ho dei temi che ritornano sempre in quello che fanno, che sono dei temi miei. Poi il fatto che le mie protagoniste siano femminili è perché ho più facilità a identificarmi, ma anche perché ho trovato delle storie più interessanti. In questo caso è la storia di una donna, però secondo me è una storia molto universale che in realtà riguarda un po' tutti. Come dice Marx in una scena del film, lui dice: sono un uomo, appunto, che il suo motto è: sono un uomo e niente di umano mi è estraneo, no? Questo film racconta dell'umanità di personaggi normalmente iconici, anche dello stesso Marx, e dei loro conflitti interiori che li rendono più veri e più vicini. Well, it's a complicated issue. There are many parts to it. It's difficult. Women have children. That's often the time that directors' careers progress. I think women have been discouraged from pursuing roles behind the camera. If they're creative, they become actors or producers. I think there has also traditionally been prejudice against women entering the industry. So there are practical problems, there's prejudice, there's all these different issues. But I think what's happening now and what we're starting to see, which is a commitment to understanding that young girls will need to see women directors in order to become directors. So the commitment to equality in programming, I think, is vitally important, because I fundamentally believe that is the only way you can really get, because, you know, women who go to university to study cinematography or directing will not do that unless they decided at 15 or 10 or 6 that that's a path that they could take. So you need to have examples to follow, and that needs to be communicated to people at a very early stage in their life. Il tuo pamphlet è meraviglioso. La donna non sarà più schiava dell'uomo. Non sei stata felice con me? No, non sono mai stata felice. Il futuro è dalla nostra parte. La tua idea di felicità? La lotta.